partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l'avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo come grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E nel momento in cui partì, si sentì investito, in nome dell'autentico popolo d'Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più inebriante la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai stato così uomo. Piegava erculeo il vento e la terra. Fenoglio è il più grande, a mio parere, scrittore della Resistenza perché sa mettere insieme, coniugare descrizione della realtà, della guerra, dello svolgimento della guerra con una trasfigurazione che riporta a un'età lontana ed arcaica le cose della guerra che sta raccontando. Voglio dire, che certo parla della resistenza, ma questa guerra civile è la guerra combattuta da sempre tra gli uomini, come se ad affrontarsi fossero greci contro troiani, greci contro persiani. Quindi c'è questa storia della resistenza che è investita da questo vento archaicizzante, con sempre Omero sullo sfondo, la Bibbia sullo sfondo, testi lontani, e questo dà una particolare caratteristica ai suoi racconti che si distanziano dalla cronaca, cioè sono state tante cronache partigiane, insomma, immediatamente dopo la fine della guerra, che si distanzia dalla cronaca pura e semplice. Questo l'hanno detto in tanti, l'ha detto per esempio un altro grande scrittore della Resistenza, Luigi Meneghello, l'hanno scritto tanti critici, insomma. Difatti la sua educazione classica, i suoi studi classici, lo studio del greco, del latino, danno anche al suo fraseggiare non tanto un tono da neorealismo. Certo, c'è la secchezza, la laconicità tipica di quegli anni, ma un'andatura, ecco, latineggiante, grandiosa. Certo, sono le Langhe, le colline delle Langhe, ma è un paesaggio allontanato anche questo nel partigiano Johnny, ma anche negli altri
gli altri romanzi, anche una questione privata. Lui difatti usa molto spesso il verbo veleggiare, cioè il partigiano che veleggia sulle alte colline, perché è come se fosse un mare, questo di colline, che si fosse, come ai tempi della creazione, solidificato improvvisamente, ma anche le stesse costruzioni, le stesse cascine, le stesse queste mura badiali di abbazie, come lui dice, dove stanno seduti sulla soglia certi anziani petrei, come se fossero degli aztechi, come se fossero degli indiani, come se fossero... C'è un mondo abitato soltanto da eroi, da guerrieri. I contadini si compaiono, insomma, ma come impauriti o in fuga. Fenoglio appunto frequentò il liceo ad Alba ed ebbe la fortuna di avere due professori eccezionali. Uno di italiano, Cocito, che poi purtroppo finì impiccato con un gancio, un ponte dai tedeschi. E il secondo professore che ebbe, eccezionale anche, grande studioso di Heidegger, Pietro Chiodi, il suo professore di filosofia, e questi due professori ebbero un'influenza sulle sue idee fondamentali, anche se poi lui personalmente si educò e lesse molto di letteratura inglese, sui puritani, questa idea della lotta per un ideale. Il liceo è stato per lui fondamentale non solo per la conoscenza, ma anche per l'incontro con professori eccezionali, non professori, non insegnanti, ma veri maestri di vita. Alcune belle righe che leggerò segnano l'incontro di mio padre, appunto, e del professor Chiodi nel suo amatissimo liceo. Fu così che la parola divenne per Fenoglio una cosa seria. Io avevo 23 anni quando giunsi ad Alba per insegnare filosofia e storia al liceo classico. Fenoglio ne aveva allora 18. Per il 28 ottobre era obbligatorio svolgere un tema ministeriale di elogio alla marcia su Roma. Nell'ora precedente la mia, il professore aveva dettato il solito insulso tema. Quando io entrai in classe, notai subito uno studente nel primo banco con le braccia incrociate che guardava annoiato il foglio bianco. Era Beppe Fenoglio. Lo invitai a scrivere, ma scuoteva la testa. Preoccupato per le conseguenze, feci chiamare il professore d'italiano. Era Leonardo Cocito. Parlottarono da complici, ma non ci fu verso. La pagina rimase bianca. Questo è un aneddoto della vita di mio padre, così anche per me fondamentale, perché questo rigore che tutti gli riconoscono, soprattutto nella sua vita d'adulto, aveva già comunque il suo germe quando mio padre era solo un ragazzo di 18 anni, in una scuola severa, in una scuola difficile, ma insomma non si faceva intimorire. Quello che intendeva dire lo diceva e quello che non voleva scrivere non scriveva. Mai giudizi, insomma, certo, i fascisti sono visti, ecco, come ramarri, nanificati, in lontananza, certo, però non è che li dia un giudizio, sono i nemici e lui li deve appunto combattere ed è certo della vittoria. Nei 23 giorni della città di Alba viene fuori subito quel tono un poco eroico, a volte anche comico, ma è tipico di Fenoglio anche narrare della resistenza, di una resistenza senza
retorica. Lo si vede da subito dai primi, i cosiddetti appunti partigiani che sono stati pubblicati appunto dai Naoli a cura di Lorenzo Mondo, dove i partigiani sono persone sicure e certe della vittoria e sanno bene da che parte stare, dove sta il giusto e lo sbagliato, ma la retorica non trova mai spazio. Sul piano poi della scelta se ne discute sempre, lui era con Mauri, insomma, con gli azzurri, non con i rossi, insomma. Ma la sua scelta ideologica fino a un certo punto, nel senso che fu anche una scelta estetica. Infatti era una persona, ci teneva molto all'eleganza Fenoglio, no? La sua educazione anche inglese, anglosassone, quando parla dei vestiti che indossavano, ecco, i rossi, quelli che invece lui indossava, delle armi, quindi una scelta anche estetica la sua, non soltanto ideologica. Non ho alcun ricordo personale di mio padre, perché quando è morto io avevo appena compiuto 2 anni e quindi tutto quello che so deriva dalla narrazione di tutta la mia famiglia, dalla nonna prima di tutti, da mia madre, dai suoi fratelli e anche moltissimo dagli amici fraterni. Qui al centro studi che è dedicato a mio padre, questa è la stanza in cui sono tenute queste foto meravigliose che mi sono davvero carissime. Aldo Agnelli era un suo amico carissimo e quindi ha potuto fotografarlo in occasioni non dedicate e quindi sono tutte fotografie spontanee e quelle che mi sono più care di tutte lo ritraggono sulla langa. Io ricordo che proprio da Aldo Agnelli lui aveva detto questa frase: nella mia vita sono stati fondamentali il liceo e la guerra partigiana. E io ne sono assolutamente convinta, anche perché gli studi sono stati per lui, figlio del macellaio, veramente l'inizio di una conoscenza e di una cultura che comunque poi lui in qualche modo ha potuto versare su un talento sicuramente innato, ma che le letture hanno coltivato via più. E poi la guerra civile traspira da ogni riga dei suoi romanzi. C'è una frase che mi è molto cara e che è questa: partigiano come poeta è parola assoluta, rigettante ogni gradualità. Ed è da allora, da quando insomma ho letto i romanzi di mio padre, nella mia primissima adolescenza, non ho più potuto scindere la figura di mio padre da quella dello scrittore e da quella del partigiano. Conosci lingue estere? L'inglese? Bene? Come un lord, disse Johnny per ferirlo nello spirito di classe. Ci servirà enormemente, disse il commissario, addolcendo la sua secca affermazione di strumentalità nel violettato di quella sua voce. Inoltre, mi sembri il tipo pennaiolo. Ebbene, non ora, ma quando la nostra brigata sarà adulta e la più potente formazione su tutte le langhe, noi stamperemo un giornale per gli uomini, per i simpatizzanti e il popolo in generale, e tu sarai fra i redattori di questo giornale. Non certamente l'articolo di fondo, ma potrai incaricarti di pezzi di colore partigiano. Avete notato che i nomi che sceglie per il suo eroe sono nomi inglesi, insomma. Johnny da una parte, oppure sarà Milton in una questione privata, Milton, il paradiso perduto, eccetera. Ora, anzitutto qui c'è da ricordare come cosa fondamentale in Fenoglio l'importanza della letteratura inglese, della letteratura del periodo elisabettiano. La prima volta, insomma, che l'ho letto, è stata veramente una grande emozione, come si dice, un pugno nello stomaco, perché nessuno si aspettava che si potesse scrivere così. Il nostro
La nostra cotta della mia generazione, di noi giovani 20 anni, era Cesare Pavese, insomma Cesare Pavese. Ma poi quando arrivò Fenoglio, veramente fu uno shock improvviso per questa sua lingua che avevamo certo letto già a Gadda, ma non era tanto il plurilinguismo che ci colpiva, cioè questa presenza, come sapete, della lingua inglese. Lui non voleva affatto scrivere in inglese, era innamorato della lettura inglese, ma trovava la nostra lingua, l'italiana, che amava moltissimo, si capisce, ma come inadeguata, a questo tono epico che lui, cercava di raggiungere. Al pari, di altri scrittori anche dell'antichità, invece di, scrivere una parola italiana, usava la parola inglese perché gli sembrava, più astratta. Per esempio, volendo esprimere, faccio un esempio, colore, l'essenza del rosso, scriveva redness. Ma certo non voleva poi lasciare questo redness, tant'è vero che poi lo corregge in rossità. Ecco, l'inglese gli serve, come diceva Virgilio, come un palo della vigna che serve per sorreggere, ecco, il filare, cioè quello che lui sta tessendo. Poi sa che questo sostegno, insomma, lo toglierà, ecco, e troverà un termine corrispondente. Quindi c'è sovrapposizione di registri, di inglese, di italiano, che per un verso erano la sua bellezza, per l'altro verso erano anche un tentativo di raggiungere quello che non riusciva a raggiungere. E questo lo si vede benissimo non soltanto nel risultato, ma per esempio se si guardano i suoi manoscritti. I suoi manoscritti sono veramente commoventi, sono veramente sofferti, arati, come un campo appunto, dico, per questo usavo la parola arati, continui pentimenti, correzioni, ricerca. Johnny, guardando, si sentiva meravigliosamente bene ed orribilmente male. Sentiva tutto il suo corpo felicemente vivo e perfettamente funzionante, come non mai. Eppure, una pallottola, prima di molto, l'avrebbe bloccato e poi corrotto. Cuore e polmoni, testa e mani. Guardò il sole, con la consapevolezza che stavolta non l'avrebbe visto tramontare. Poteva succedergli dovunque, al margine del bosco o ai piedi di un albero, in una zona d'ombra o di luce. Poteva cadere mentre risaliva il pendio e chissà fin dove sarebbe rotolato il suo corpo. E come sarebbe rimasto, prono o supino? E quali mani l'avrebbero toccato? Questa è proprio una caratteristica di Fenoglio, il quale non fa della cronaca soltanto di una guerra, non fa una cronaca soltanto, e ci mette dentro veramente gli elementi essenziali della vita, del vivere, l'odio, l'amore, la morte, il senso della pace, il senso del male. Sono certe riscritture del diluvio, proprio il Tanaro che ingrossa, che sono impressionanti. Certe scritture della nascita del giorno, che certi giorni, come dice lui, impartoribili, come se, proprio lo usa, come se fosse una gestazione dolorosa. Oppure quando parla della notte, la notte che cala, scura, nera come un coperchio, quindi c'è questo senso anche ossessivo del buio, del male, che lui poi svolge attraverso appunto la nebbia, il fango, tutti gli elementi ostili. E poi a questi alterna dei momenti di pace, dei momenti edenici, dei momenti di serenità pacificata, come, per usare un'espressione sua, come se fossero, dice, stralciati dalla guerra. Per esempio, il tema della neve, perché la neve è un elemento, come la nebbia, accerchiante, che fa sì che molti partigiani, chiusi, circondati o dalla nebbia o dalla neve, siano poi catturati dai fascisti, dai tedeschi. Ma la nebbia, per esempio, soprattutto nell'ultimo inverno, quello che lui passa da solo, dopo lo sbandamento, che diventa un qualcosa di assoluto, di pace, di speranza, di serenità.
è veramente, insomma, uno scrittore che ha colpito dei sentimenti della vita, gli estremi, i momenti essenziali, polari, importanti. Fenoglio è uno dei miei scrittori italiani preferiti in assoluto, lo amo molto, l'ho sempre amato molto, ho letto i suoi romanzi negli anni dell'università, l'ho scoperto negli anni dell'università e li ho riletti tutti, credo almeno un paio di volte, sia quelli di ambientazione contadina legati ad Alba, alle Langhe, sia quelli legati più alla Resistenza come il Partigiano Johnny, che io avevo trovato fortissimo dal punto di vista proprio della carica emotiva e morale ed etica che trasmette, che si porta appresso. La sensazione in particolare, mentre lo leggi, mentre vai avanti nella lettura, di pensare che veramente in quel momento storico non si poteva fare nient'altro se non quello che Johnny ha fatto. Fenoglio è uno di quegli scrittori che sono in grado di creare un mondo, che è un mondo complesso, un mondo fatto di moltissimi personaggi. C'è per esempio la rappresentazione delle partigiane nel Partigiano Johnny, che comunque non era una cosa scontata neanche all'epoca, e di personaggi che sono assolutamente completi e ricchi, non sono mai stereotipi, non sono mai simboli e non c'è mai un'accettazione passiva di quello che accade, ma noi viviamo i tormenti di tutti loro, fino ad arrivare a una questione privata in cui appunto la storia personale, le emozioni personali dei personaggi vanno in parallelo o si mischiano a quelle della storia con la S maiuscola. Milton partì di lì e si fermò non prima dell'arco al principio del paese. Guardò lungo in direzione di Benevello e Roddino. La nebbia si era sollevata dappertutto, in basso non ne restava che qualche francobollo appiccicato sulla fronte nera delle colline. La pioggia cadeva sottile e regolare, senza disturbare minimamente la visibilità. Torse la testa dall'altra parte e guardò in profondo verso Alba. Il cielo sulla città era più cupo che altrove, decisamente violetto, segno di una pioggia molto più violenta. Pioveva a dirotto su Giorgio prigioniero, forse su Giorgio già cadavere. Pioveva a dirotto sulla sua verità di Fulvia, cancellandola per sempre. Non potrò saperlo mai più, me ne andrò senza sapere. Questione privata, certo, è un capolavoro perché appunto, è una questione privata, è il problema di Giorgio, il suo amico, e di Fulvia, la donna di cui sin dall'adolescenza, insomma, lui era innamorato, e quindi questa storia partigiana che si intreccia con la storia privata, perché lui vuole sapere la verità, questo tema che lo sin dall'inizio imposta di una bellezza, la questione privata è inarrivabile, ecco, sapere congiungere un fatto personale con la guerra, con la resistenza, con la guerra partigiana. Calvino si rese subito conto, a differenza di altri, della grandezza di Fenoglio e disse appunto che Fenoglio era stato il narratore che aveva scritto il romanzo che tutti avremmo voluto scrivere e che nessuno di noi aveva scritto, perché aveva come obbedito, dice Calvino, a un impulso corale, a un senso di coralità, dove c'era diffuso il desiderio di raccontare. Tutti raccontavano, tutti, quante cronache, anche bellissime, insomma, pensiamo soltanto a Banditi di Pietro Chiodi e tanti altri, insomma, ma come dicevo prima, Fenoglio affrontò il racconto della resistenza in senso epico,
corale come nessun altro. Io non mi trovo in questa vita. Perché ho fatto la guerra. Ricordatene sempre che io ho fatto la guerra. Perché la guerra mi ha cambiato. Mi ha rotto l'abitudine a questa vita qui. Questo è quello che tu devi capire. E che invece non vuoi capire. Io capisco che la guerra è finita da tanti mesi. E che tu stai tutto il giorno senza far niente. Perché hai lasciato il lavoro all'impresa? Perché portare la calcina avanti e indietro non era un lavoro per me. Sì, la paga del sabato è indicativa di questo, ecco, chiamiamolo appunto sbandamento dopo resistenza di persone che avevano combattuto e vissuto questo momento intenso e, seguendo appunto degli ideali di libertà molto forti, momenti di... Dopodiché appunto il ritorno alla vita pratica, trovare un lavoro, eccetera. E questo non è successo soltanto a Fenoglio, è successo dai racconti, insomma, di tanti amici ex partigiani, insomma, è successo un po' a tutti la difficoltà di reinserirsi nel tran tran quotidiano dopo questo momento grandioso ed epico e di grande impegno. Quindi la paga del sabato è indicativo di questo stato d'animo e non rispecchia soltanto una situazione fenoldiana, ma di tanti ex partigiani, suoi coetanei.